Ciao amici, oggi vado a cercare oro nel posto dell'ultima volta, cioè dove ci sono anche i corindoni. Voglio fare un esperimento che ho provato a fare anche quest'estate, che non è stato un grande successo, probabilmente perché la zona non era buona. Quindi volevo fare un piccolo esperimento qui, che è una zona in cui l'ultima volta ho trovato, insieme al mio socio Gaetano, amico, corindoni e zaffiri, quindi rubini anche. Quindi proverò e vediamo se è un'idea buona oppure no. Allora, sono tornato nel buco dell'altra volta, che avevo cominciato l'altra volta. Ho tolto i massi che lo coprivano e ora mi metto a scavare. Quello lì è il vecchio materiale dell'altra volta, questo qua, che dopo ripasserò ancora. Non si sa mai che mi è sfuggito qualche cosa. Adesso faccio il primo secchio e poi vi faccio vedere cosa voglio fare. Invece di buttare via il materiale che mi ho fatto l'altra volta, provvisoriamente lo metto qua e farò questa cosa. Questa è la famosa torcia UV che avete visto nell'altro video dove parlavo dei corindoni. Vedete che fa una luce blu? La fortuna massista è perché non c'è il sole, è tutto nuvoloso oggi, quindi va meglio la cosa, però farò in questo modo. Prendo il telo, lo copro, punto la torcia dentro e controllo. Torcia, secchio e batia. Non potrò versare più materiale del solito, quindi ne verserò meno, perché voglio proprio trovare anche quelli piccolini, perché l'altra volta ne ho trovato uno grosso. Quindi verserò così. Cercherò di togliere l'acqua fangosa come primo step. Ovviamente un po' di materiale leggero, perché comunque corindoni, rubini sono materiali pesanti, quindi tenderanno ad andare anche loro sotto come fa l'oro. E poi se ho dei dubbi, come questo coso qua, che questo qua è carino, carino si fa per dire, ma era tendenzialmente rossiccio,
uso la torcia e vedo subito. Adesso non lo faccio con la luce del sole, quindi, però era farvi capire il concetto. Ovviamente lo metterò nell'ombra, al buio, passo meglio per vedere se c'è anche qualche piccolo frammento che comunque sulla quantità poi magari fa sempre scena, no? Non vi ho fatto vedere il mio nuovo prodotto tecnologico. Diciamo che è utile perché, a parte tenere, contare i passi, avere la sveglia, ricevere notifiche del cellulare, quindi noi siamo qui e il cellulare l'ho messo in un posto sicuro per non rischiare di bagnarlo, e quindi mi arrivano le notifiche da qua senza rischiare. C'è sul programma di corsa, allenamento, ti controlla lo stress, ti controlla il battito cardiaco, ti controlla l'ossigenazione, quella che un po' di tempo fa serviva tantissimo sotto il periodo virus. E quindi, a parte sapere l'ora e sapere anche il meteo, posso sapere anche se sono stanco, affaticato, se sono iperteso in questo momento o qualunque altra cosa. È un giocattolino utile, molto utile. Ce l'ho da una settimana, lo sto imparando a usare, sto imparando anche ad averlo addosso perché prima non portavo mai nulla, però vi dico che è molto interessante. Ok ragazzi, ci siamo. Questi sono i campioni sospetti, perché quando usavo la batea prima avevano un colore che mi piaceva, quindi li ho raccolti tutti e li metto nel secchio. Ora, per fare il buio, ho pensato di usare la batea, e adesso userò la torcia e vedrò se c'è qualcosa dentro. Ovviamente dalla camera sarà difficile che vedete qualcosa, però non mi sembra di vedere nessuna fluorescenza. Forse questo qua, forse, e fa una luce diversa dagli altri. Ecco, mi pareva proprio il più piccolo questo. Qua bisogna farsi l'occhio per queste cose, quindi probabilmente ho fatto una campionatura di granati. Buttiamo. Per questo video è tutto, c'è ancora un po' di luce, non è ancora proprio buio, quindi andrò avanti a fare 2-3 secchi, tanto per tirare fuori ancora un po' d'oro. Quello che volevo farvi vedere in questo video l'avete capito, quindi spero che possa essere utile per qualcun altro. E niente, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!